match vediamo comparire i caschetti. Sì, esatto, questo è un match, come dicevo prima, classe C, dove gli atleti utilizzano, tolgono i paratibie ma utilizzano il caschetto. Sono due atleti comunque con grossa esperienza, anche se loro hanno 15 anni. Abbiamo dalla Svizzera Samuele Licchello, anche lui figlio d'arte, il suo maestro Tommaso Licchello del NAC Muay di Lugano, anche lui è stato un grandissimo atleta, e poi colpo basso colpo per basso. Leonardo Pollinzi di Genova, del team Sampaiac, del grande campione Sean Cangelosi. Questo sarà un incontro molto interessante perché, ripeto, giovani atleti ma tecnicamente molto bravi. Il match si disputa sulla distanza dei 3 round da 2 minuti. Samuele ha già anche effettuato incontri pro, vincendo veramente dei match molto spettacolari. È particolare la guardia che tiene. Sì, 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 no, ma sono veramente due ragazzini di cui anche, come abbiamo visto prima, Viorel Vintu e Alessio Malatesta, nei prossimi anni ne sentiremo veramente, veramente parlare. Sono veramente molto tecnici e preparati, anche perché hanno ai rispettivi angoli veramente due grossi campioni. Ripeto, Samuele Licchello è un atleta svizzero, e Leonardo Pollinzi, atleta italiano di Genova, del team Sampaiac. Anche qui sono partiti in un round di studio. Questo sarà un incontro sui 3 round da 2 minuti, quindi Gianluca, dovrebbe essere un qualcosa di veloce e piacevole. Bene, quindi anche loro sanno di avere poco tempo per dare il meglio. Sì, esatto, infatti abbiamo visto che sono partiti subito forte, abbiamo visto un high kick di Samuele, adesso gli atleti entrano in clinch, gomitiere da sistemare, anche qui fare molta sempre attenzione perché comunque quando la gomitiera scivola e scopre il gomito, nel caso in cui parte una gomitata, è come non averla. Esatto, diventa veramente molto pericoloso. Fine primo round, vediamo alla destra Sean Cangelosi e sulla sinistra all'angolo blu Tommaso Licchello. Secondo primo round a chi lo daresti? Ma c'è un, diciamo che c'è un leggero margine per l'atleta con i pantaloncini neri, caschetto rosso, Samuele Licchello, che ha portato un paio di combinazioni veramente efficaci, però un match che secondo me è equilibrato, via. Aperto. Sì, sì, sicuramente. Belle combinazioni di braccio che ha portato l'introduzione in clinch di Leonardo. Vedo molto attento al tavolo dei giudici. Sì, 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 anche perché questi sono match dove, in tutti gli incontri, è importante, perché anche negli incontri dei ragazzini, negli incontri anche di light, questi ragazzi meritano un grosso rispetto. Uno, per il sudore che portano nelle palestre, e due, perché giustamente per una preparazione, un sacrificio simile, è giusto comunque la massima professionalità. Poi naturalmente si sbaglia, perché purtroppo molte volte ci sono degli errori, ma in ogni caso l'importante è la buona fede, rimanere concentrati su quello che è l'incontro. Match sostanzialmente equilibrato in questo secondo round. Bellissima i kick di Samuele Licchello. Sì, sono molto tecnici questi ragazzi, ripeto, giovanissimi, però io ho voluto dare spazio anche a atleti, diciamo così, più giovani, perché è giusto non dare sempre solo la visibilità ai grandissimi nomi, perché è troppo facile portare in TV il grande nome, però è giusto dare spazio anche ad atleti emergenti e a comunque, diciamo così, team che meritano veramente il massimo rispetto. Domanda un po' provocatoria, ma quando l'atleta sa di finire in televisione, cambia il modo di combattere o rimane concentrato? Magari no. Si prova il colpo, quello più d'applausi? No, secondo me no, anche perché, ripeto, essendo uno sport di contatto, fare troppo, tra virgolette, l'esibizionista si può portare a subire un KO, quindi per far vedere in TV una determinata tecnica magari fai vedere in TV che perdi per KO, quindi no, essenzialmente il modo di combattere rimane lo stesso. Bene. Siamo all'ultima ripresa. Ultima ripresa, li vedo comunque abbastanza. Hanno tenuto bene, sono ancora carichi. Sì. Hanno sì. Dosato bene le forze. Sì. Proiezione irregolare di Leonardo Pollinzi. Comunque sono due atleti che ci stanno regolando veramente momenti di tecniche piacevoli, ecco. Ma
Anche qui chi vede in vantaggio? Ma io ho visto un primo round con un leggero vantaggio per l'atleta in pantaloncini neri, Samuele Licchello, un secondo round equilibrato, adesso vediamo questo ultimo round. Questa proiezione porta punti? No, è tra l'altro proiezione in parte regolare, perché io non posso sollevare l'avversario, posso proiettarlo, come dicevo prima, non di anca, e non posso comunque sollevare l'avversario. Anche qui la stanchezza comincia a farsi sentire. Qualche colpo comincia ad andare a vuoto. Sì. Gli atleti cominciano a essere stanchi, anche perché hanno dato molto. Quando il match è sulla distanza delle tre riprese, tendono, come giusto che sia, a partire subito forte. Colpo basso per Samuele Licchello. L'avversario mandato giustamente dall'arbitro all'angolo neutro. Si dà il tempo per recuperare l'avversario. E fight. Vediamo Leonardo. Attenzione. Che tenda, sì, anche qui c'è stata una scivolata. Ha perso forse sì l'equilibrio. Sì, esatto. E diciamo anche poi è difficile vederlo a velocità reale il colpo giusto che entra. Sì, anche lì massima concentrazione da parte dell'arbitro per cercare appunto di vedere anche qui colpo al vuoto. Dovuto anche comunque, ripeto, abbiamo iniziato alle 10 del mattino, a quest'ora avremmo già disputato precedentemente alle riprese TV almeno una settantina di incontri. Con quale criterio sono stati scelti i match che stiamo vedendo? Ma non c'è un particolare criterio, diciamo che noi abbiamo molteplici team che partecipano ai nostri eventi, io ho cercato tra virgolette di accontentare un po' tutti, cioè conoscendo le caratteristiche dell'atleta ho cercato di tirar fuori, anche per far vedere al pubblico dei match spettacolari, il meglio che ogni team potesse regalarci. Ecco. Quindi siamo in attesa del verdetto. Siamo in attesa del verdetto, sì. Vediamo adesso. Il parità. Match viene giudicato pari. Quindi Samuele Licchello e Leonardo Pollinzi, match pari. In questo caso il punteggio che viene dato? Ma il punteggio per il nostro ranking, la vittoria porta 2 punti e la sconfitta